Allora, oggi entriamo nel vivo, perlomeno per quanto riguarda il primo argomento del corso, che è quello della programmazione grafica con JavaFX. Avevamo già visto la volta scorsa l'inizio dei primi concetti principali, il fatto che una scena grafica è composta da un insieme di nodi disposti gerarchicamente uno dentro l'altro, no? Adesso entriamo un pochino più nel dettaglio. I nodi sono appartenenti a due o 2/3, ma una non la useremo quasi mai, grandi categorie. I nodi più interessanti sono i cosiddetti controlli. Un controllo è un tipo di nodo che rappresenta un elemento che può fungere da interazione con l'utente, cioè mostrargli qualche cosa oppure permettere all'utente di fornire un suo input. Quindi abbiamo, non so, la casellina di spunta, un'area di testo in cui scrivere, una casellina di testo piccola, un bottone, sono tutti elementi che, se vogliamo, contemporaneamente forniscono un'informazione all'utente e permettono, nella maggior parte dei casi, all'utente di modificare questa informazione. JavaFX, nella sua libreria, ha di fatto disponibile la maggior parte dei controlli, no, che ci si aspetterebbe da un'interfaccia grafica, diciamo, moderna. E poi ci sono altri tipi di nodi che invece giocano il ruolo di contenitori. Quindi, mentre i controlli sono quelli con i quali avviene realmente l'interazione, i contenitori, che nella terminologia di JavaFX si chiamano panes, cioè pannelli, se vogliamo tradurlo, servono per distribuire la posizione, il layout degli altri controlli. Quindi abbiamo due famiglie di nodi, alcuni che servono per impostare il layout, altri che sono, se vogliamo, i nodi foglia, i nodi terminali, i nodi finali del mio albero di controlli, che sono, cioè del mio albero di nodi, che sono effettivamente i controlli con cui interagisco. Quindi da un lato sono i controlli che servono per interagire, dall'altro sono i pannelli o i contenitori che servono per allineare in verticale, in orizzontale, disporre in un qualche modo. E poi vedremo graficamente questi tipi di pane, come vengono utilizzati. In realtà esistono anche dei nodi più complicati, più ricchi, che magari avremo modo di toccare verso la fine del corso per fare tabelle, grafici. Cioè, tenete presente che in JavaFX un grafico di questo genere, uno di questi, è di fatto un'istruzione sola. Basta passargli i dati, poi fa tutto lui. Quindi mettere su una scena JavaFX un bottone o mettere un grafico di questi richiede praticamente la stessa fatica. Ovviamente per avere un grafico dovete anche avere i dati che questo grafico visualizza, ma questo è un altro problema. chiedo scusa. Allora, questi nodi sono la prima cosa con cui, almeno alcuni di questi, sono la prima cosa con cui prenderemo un pochino di familiarità. Io qua ho provato a disegnare, senza pretesa di leggibilità, l'elenco completo di tutti i nodi supportati da JavaFX 2 in avanti, cioè che sono supportati anche in JavaFX 2 e ovviamente nell'8. Come si vede, c'è una discendono, no, come non si vede, chiedo scusa, mi correggo, discendono tutti da una classe che si chiama Node. In questo quadratino qua c'è scritto javafx.scene.node. Quindi nel package javafx.scene c'è tutta questa roba, in particolare c'è una classe node, classe astratta ovviamente, perché da sola non vuol dire nulla, ma sono tutti figli di node. Quando noi diciamo questi sono tutti i nodi JavaFX, vuol dire che sono tutte classi che derivano, così facciamo anche un po' di ripassino di programmazione oggetti, tutte classi che derivano per ereditarietà dalla classe node. Quindi su tutte classi in Java si direbbe extends node, estendono la classe node. E i primi figli della classe node, quindi questo è un diagramma di gerarchia delle classi, c'è parent e shape. Poi ci sono altre canvas, image viewer. Canvas serve per disegnare con una matrice di pixel di fatto, se uno dovesse fare della grafica o dei giochini, ma image view per incorporare un'immagine già esterna, ma non la usiamo per fare interfacce. La famiglia shape ci interessa relativamente poco, perché le shape sono delle forme, vedete, arco, cerchio, linea, poligono, per disegnare.
noi che per costruire delle forme grafiche, che, alle quali però non è associata l'interazione con l'utente, non servono per visualizzare dei dati o per permettere di interagire, servono per, se vogliamo, posso dire, abbellire o completare la grafica della scena. Non, di fatto non useremo quasi mai, no? Mentre invece, questi sono nodi terminali. Mentre invece quello che ci interessa di più è ciò che sta sotto parent. Parent è un figlio di node, detto così è strano perché parent vuol dire genitore, è un figlio di node, ma sta a indicare tutti i nodi parent che a loro volta possono essere genitori di altri nodi. Tutti i nodi che a loro volta possono contenere altri nodi. E da qua che parte la gerarchia. C'è un nodo che è fatto di... che in realtà è un parent perché può contenere al suo interno gli altri nodi. E in particolare vedete che ci sono una famiglia control che è molto grande, cioè tutta questa parte qua in alto è tutta figlia di control. E poi invece c'è un'altra famiglia in basso, che è qua sotto, che ha un nodo region, il cui figlio è Pain, il pannello di cui abbiamo appena parlato, i cui figli di Pain sono i vari tipi di, diciamo così, gestori di layout. Quindi i nodi con cui avremo a che fare principalmente saranno questi, sono i gestori di layout, e in particolare ne cito tre, che sono quelli che io uso più spesso, Border Pain, HBox e VBox, che c'erano già nell'esercizio di ieri, per chi è andato a curiosare. E poi invece nei controlli, quindi sotto la classe control, ci sono i vari elementi interattivi, tra cui quello che spicca sicuramente è label, che da qualche parte c'è, ma è al di là della mia capacità visiva, text area, text field e button, che sono quelli principali, quelli che abbiamo trovato ieri. No? Quindi hanno tutti figli qua dentro, figli di control, che sono figli, cioè che sono, scusate, figli, sottoclassi di control che sono sottoclassi di parent che sono sottoclassi di node, tutti i nodi. Ovviamente l'insieme dei controlli che potete usare non è limitato a quelli che la libreria JavaFX fornisce già alla fonte come libreria predefinita. Esistono diversi progetti, in parte open source, in parte no, che vi forniscono dei controlli aggiuntivi. Cioè, ad esempio, un controllo che manca, che serve in molte applicazioni, è il calendario. No, in cui potrò inserire una data, fa vedere il mese, giorno, anno, il solito rettangolino a cui siamo abituati a usare, non è predefinito, ma in molte librerie di controlli invece esiste, come l'orologio analogico o altre cosette. No? Qui ci sono due videate di due, insomma, così, progetti di sviluppatori che hanno sviluppato dei controlli e li mettono a disposizione. Mettere a disposizione significa che loro avranno sviluppato delle librerie che noi importiamo nel nostro progetto sotto forma di jar e queste estendono la classe control quindi hanno delle sottoclassi nuove della classe control e quindi si comportano come tutti gli altri controlli, ovviamente fanno delle cose diverse. Allora, tutto questo a livello di codice da dove si parte? Allora, il programma più piccolo e più inutile che posso costruire con JavaFX è una cosa di questo genere. Allora, vediamo di riconoscere un paio di regole che sono quelle che sono evidenziate qua in grassetto o a colori. Allora, un'applicazione grafica JavaFX è condensata, riassunta, dentro una classe principale che estende application. Quindi application è una classe astratta nella libreria JavaFX, di cui noi dobbiamo creare una sottoclasse che corrisponde al nostro programma. Quindi il nostro programma erediterà già molti comportamenti predefiniti grazie al fatto che li eredita da application. La classe application da sola non fa nulla, ma il mio programma sarà una sottoclasse, quindi una piccola variante rispetto in generale a quello che può fare application. La classe application, dalla quale ereditiamo, ha un metodo principale che è il metodo launch. Metodo launch, vedete che io qua sto chiamando dentro la mia classe, questa qua è la mia classe, ho un metodo main,
che il metodo main viene chiamato public static void main quando viene attivato il programma. Il metodo main fa una cosa sola, chiama questo launch. Da dove arriva questo metodo launch, visto che non l'ho scritto da nessuna parte? Beh, arriva dalla classe madre, dalla classe application. Quindi il metodo launch che io chiamo nel mio main, che è l'unica cosa che faccio nel main, fa partire tutto l'ambaradan JavaFX. Fa partire tutta l'applicazione, crea la finestra, eccetera, eccetera. Passa di fatto il controllo alla logica di funzionamento dell'applicazione, della classe application, che sarà complicatissima, ma io per fortuna non la vedo. Cosa deve fare per fare la grafica, la finestra, i bottoni, quello che volete. Questa classe application, dentro le operazioni che fa, a un certo punto chiama un metodo start. Metodo start che è già definito nella classe astratta, ma è definito in modo vuoto, non fa nulla. Per cui il mio lavoro come sviluppatore di applicazione sarà quello di ridefinire il metodo start della classe astratta all'interno del mio programma. Questo in realtà è tutto molto più facile di quanto non lo stiamo facendo, nel senso che quando fai un nuovo progetto JavaFX, già nel template ti produce questo, però già che ci siamo cerchiamo di capirlo, no? Allora, il metodo start è il punto in cui il framework JavaFX rappresentato dalla classe application cede il controllo al mio programma. Quindi il mio programma non sta nel main, ma sta nello start, perché posso fare cose solamente dopo che la libreria JavaFX ha inizializzato un triliardo di cose che sa solo lei. Allora, dentro il metodo start io creo la scena. Cosa riceve in input il metodo start? Riceve un riferimento allo stage. Lo stage, dicevamo l'altra volta, rappresenta la finestra, la window del sistema operativo. Quindi l'application JavaFX si preoccupa di negoziare col sistema operativo per avere una finestra. Se la fa creare, se la fa dare, e poi dice al metodo start: senti caro, questa è la finestra, mettici qualcosa dentro. Io ti ho dato lo stage, mettici dentro una scena. E quindi il mio metodo start dovrà preoccuparsi di creare una scena, mettere dentro, associare questa scena allo stage e associare dei nodi all'interno della scena stessa. Quindi vedete che qua viene creato un oggetto scena, non preoccupiamoci per adesso dei dettagli, dei parametri. Cerchiamo di capire la logica. Viene creato un oggetto scena, questo oggetto scena viene settata come scena attiva dello stage. E questo oggetto scena che cosa contiene? Per adesso niente. Per il momento non contiene niente, nel senso che l'oggetto scena contiene un nodo radice, che in questo caso è un group, ma non ci sono controlli lì dentro. E quindi è vuota, sarà una finestra vuota. Adesso noi impariamo a farle piene, non vuote. Il concetto è sempre che abbiamo questi tre livelli: lo stage, la scena e i controlli, o meglio, i nodi in generale di cui ci interessano i controlli e i contenitori. Il nostro focus sarà sugli ultimi due. I primi due ci sono, impareremo queste tre righe che si scrivono così e sarà sempre così in pratica. L'unico caso in cui dovremo andare a intervenire su questa parte qua di programma, in cui creo la scena, eccetera, è quando io voglio fare dei programmi le cui videate cambiano. No, c'è una videata con delle cose e poi nella stessa finestra cambia e fa vedere magari il dettaglio di una determinata cosa, fa vedere un grafico, lo toglie, eccetera. Allora vuol dire che io avrò più scene che a turno devono occupare lo stage, cioè la finestra è una, lì dentro devo mettere e togliere delle cose. Allora ovviamente dovrò giocare specialmente con più di una scena, ma nel 99% dei programmi che faremo qua, per semplicità, avremo una sola scena, ok? Per facilità di programmazione. Quindi questo, una volta che abbiamo capito che c'è, non dobbiamo più preoccuparcene più di tanto. Ecco, se io voglio aggiungere degli elementi reali dentro questa scena, e questo esempio fa vedere che aggiungo un rettangolo, molto inutile, li devo aggiungere come figli del nodo radice. Io ho creato una scena dicendo che questa scena inizia da un certo nodo radice. La radice di una scena deve essere sicuramente un contenitore, perché è qualche cosa che da solo non è invisibile, ma può contenere altre cose. E queste cose le posso mettere con un metodo add
Guardate questa istruzione, guardiamola bene perché poi ricorre molto spesso. Root è un nodo e tutti i nodi, vedremo, hanno decine di proprietà diverse. Ma proprietà, attributi, chiamate come volete, sono delle variabili associate ai nodi. Una di queste proprietà è l'elenco dei figli, dei nodi figli. Quindi, root è il nodo, getChildren mi restituisce la proprietà elenco dei figli di quel nodo. È una lista, una collection, questa cosa. È una list di altri nodi. Allora io mi faccio dare la lista dei figli di quel nodo, radice, che sarà vuota, e ci aggiungo in fondo un nuovo nodo, quello lì giallo. New rectangle, rettangolo ovviamente è figlio di node. Quindi ho modificato la lista dei figli del nodo radice, cioè aggiunto come figlio del nodo radice un nuovo nodo. E così via, ogni volta che voglio aggiungere dei nodi, creo il nodo da qualche parte e poi lo aggiungo al nodo più grande che lo deve contenere. Non posso fare root.add, perché root è un nodo, non è una collection. Root.getChildren, o root, qualunque nodo.getChildren mi dà tutti i suoi nodi contenuti. Ok? Qui valgono ovviamente tutte le convenzioni di Java, c'è un get e un set per tutte le... quindi quando vado a modificare i nodi contenuti, vado a modificare la proprietà children, che è una lista. Add è semplice metodo, add delle liste, non è un metodo speciale JavaFX, perché questa è semplicemente una lista. Quindi, per creare le scene, quindi per mettere il controllo dentro la scena, io quello che dovrei fare è creare dei nuovi nodi, o sottoclassi di nodo, le varie sottoclassi di node, quindi i vari pane o i vari control, e aggiungerli. Poi ci sono un paio di sintassi diverse per farlo in Java, ma diciamo, essenzialmente faccio un new e poi faccio un add dentro i children. Oppure c'è un modo più semplice, per noi molto più semplice, che è quello di scrivere, creare un file in formato XML, in un formato particolare XML che si chiama FXML, dove la F ricorda FX, JavaFX, dentro il quale c'è la descrizione di quali nodi voglio. Quindi io i nodi o li posso creare uno a uno in Java, oppure posso scrivere in questo file XML quali nodi voglio, e poi dire al programma, vatti a leggere questo file e crea i nodi corrispondenti, che sarà l'opzione più comoda. L'opzione più comoda perché? Ma perché questo file XML lo posso anche editare graficamente usando lo Sim Builder che avete intravisto. Avete già cominciato a intravedere con cui lavorerete. Che è questo signore qua. Che tra l'altro ho scoperto ieri che con l'ultima versione di Java 8 la Oracle non distribuisce più in formato binario lo Sim Builder. Non c'è più sulle pagine dell'Oracle, hanno deciso di distribuirlo solo in forma sorgente, poi ci sono altri che lo compilano, adesso vi darò poi dei link aggiornati appena la cosa si stabilizza, perché le informazioni sul sito dell'Oracle sono mezze sbagliate per il momento, quindi è un po' più scomodo da scaricare. Se seguite il link che vi abbiamo dato sulla dispensa del laboratorio di ieri lo trovate, perché è l'ultima versione che l'Oracle ha rilasciato ufficialmente. E quello che c'è sul sito del corso non va bene perché punta la pagina dove fino all'altro ieri c'era, l'ho scaricato la settimana scorsa e adesso non c'è più, quindi... però vabbè, è un dettaglio, tanto per odiare un pochino di più la Oracle. Questo è un tool che ci permette di editare in modo grafico questo file fxml, ma che di per sé non ha nulla di speciale. Se andiamo a prendere quello di ieri, che se non sbaglio è qui, è questo file qua. Noi l'abbiamo visto graficamente, ma dal punto di vista testuale questo è un file che mi dice, a parte la sintassi XML che non so quanto voi conosciate, ma non ci dobbiamo lavorare direttamente, quindi inutile, dice che questo documento
è composto a livello più alto da un border pane, vedete che qua l'elemento border pane inizia qui e finisce là sotto, quindi tutto il documento, tutta la scena è contenuta dentro un border pane. Poi ci vado sopra con Eclipse e il border pane mi apre, visto che è il nome anche di una classe Java, mi dà tutta la spiegazione, lo spiegone di cos'è il border pane, come è fatto, come si comporta, quali sono i suoi metodi, questa la classica documentazione di Java, se siete collegati alla rete. Quindi mi dice che il mio root, il mio elemento radice, sarà un nodo di tipo border pane. Un pane, quindi un contenitore. Questo border pane contiene per sua natura 5 sezioni, top, center, left, right and bottom, a 5 parti, e io gli dico cosa mettere nel top, cosa mettere nel center e cosa mettere nel bottom. Dentro il top c'è un nodo che è un nodo label, che è quello che rappresenta il titolo. Il nodo label ha una proprietà che si chiama text, che contiene il testo che questa label, label significa etichetta, quindi semplicemente visualizzata. Label, anche qua, se andiamo a vedere, ha una serie di proprietà, tra cui la più importante è text. Vedete che tutti questi nodi hanno un centinaio di proprietà ciascuno, ma poi ogni nodo praticamente ha quelle due o tre proprietà più importanti per noi, perché sono il motivo per cui le utilizziamo, no? Nel bottom, in basso, ho messo l'unico bottone, che è il bottone cancella, il cui, vedete, anche lui ha una proprietà text, cancella, e quindi è la... Mentre nella label è il testo che viene mostrato sullo schermo, diciamo direttamente sullo sfondo, nel button la proprietà text rappresenta il testo che viene scritto dentro il bottone, quindi ogni nodo poi la interpreta a modo suo la proprietà, a seconda di come è fatto lui, cosa deve fare. E poi ci sono un'altra serie di informazioni che, a cui arriveremo poi per gradi. Mentre invece nella parte centrale, io ho messo un vedete che nel center c'è un nodo VBox che contiene... che inizia qua e finisce qua, quindi tutto il center è un unico nodo, si chiama VBox, che a sua volta, children, contiene dei figli, in particolare i due figli sono due, questo che si chiama, collasso le righe, i figli di VBox sono questo HBox e questo textarea. Quindi VBox è un nodo, l'avevamo accennato velocemente ieri, è un nodo per allineare gli elementi in verticale uno sotto l'altro, quindi è un contenitore, non è un pane, ma è qualcosa di più leggero. I pane sono pensati per occupare quasi tutta la finestra. Questo contenitore verticale contiene due cose, quindi una sopra e l'altra sotto. Quella di sopra è un HBox e quella di sotto è una textarea. Quindi ho due figli che sono diversi, perché quello di sopra è a sua volta un contenitore, una box orizzontale. Quello di sotto è già un controllo vero e proprio, che è l'area di testo. Il controllo di sopra, essendo una box orizzontale, mette i suoi elementi, i suoi figli, uno a fianco dell'altro, da sinistra verso destra. E i figli sono tre, una label, un text field e un button. Quindi, gerarchicamente è così. Quindi questa è la struttura del file fxml. Questo qua istruisce, no? Il programma a creare innanzitutto un nodo radice, poi sotto questo creare il nodo label, il nodo vbox, eccetera, eccetera, metterci i figli dentro, popolare gli attributi, mettere set text, eccetera. Noi lo possiamo scrivere in fxml leggendolo, oppure possiamo vederlo come abbiamo fatto ieri col scene builder, che mi fa già vedere anche il preview. Cosa faccio in builder dentro? Internamente faccio ciò che farebbe il nostro programma, legge il file fxml, costruisce i nodi e ve li fa vedere. Quindi li posso editare. Ecco, per i vari nodi, come dicevamo, io qui sulla sinistra ho la gerarchia e sulla destra ho le varie proprietà di quei nodi. O meglio, le più importanti, questo non me le fa vedere tutte, ma mi fa vedere quelle che possono essere utili in fase di progettazione. E vedete che ci prendiamo questo titolo, c'è una proprietà text. Allora, in JavaFX c'è un parallelismo totale
tra le classi Java. C'è una classe che si chiama label. In FXML si scrive con un tag FXML che si chiama label. E qua nella libreria lo vediamo come un oggetto che si chiama label. La classe label, che è un control di JavaFX in Java, ha una proprietà text, che è una stringa. E quindi avrà dei metodi setText e getText, ovviamente, come tutte le proprietà degli oggetti Java. Questa proprietà che si chiama text la troviamo nel FXML. Text uguale, che viene scritta con la sintassi dell'XML, quindi il valore della proprietà uguale la stringa che la rappresenta, e è riportata anche qua come text. Quindi, voi leggete la definizione delle proprietà in Java, sapete che di qua ci sono, sapete che in FXML si possono scrivere, è totalmente coerente. Ok? Sta a noi, nel momento in cui ci fa più comodo. Noi abbiamo messo un testo qua, ma poi il momento dopo, un millisecondo dopo, se in Java vogliamo modificare quel testo, cambiare il titolo, facciamo un label.setText, cioè un setText su quell'oggetto che rappresenta la label e l'abbiamo cambiato. Quindi non c'è nulla di particolare col fatto che l'abbiamo fatto in modo grafico. Sono tutti ausili che ci aiutano a non doverci costruire gli oggetti a mano uno per uno, cosa che invece in Swing tipicamente bisogna fare. Dicevamo, gli attributi sono le proprietà, attributi chiamateli come volete, del nodo, di questo nodo, ad esempio, che è il text field, sono elencati qua, quindi uno può giocare, vedere quale cose supporta, ovviamente i più importanti sono questi là sopra. Un altro che useremo parecchio è questa casella editable, questa proprietà booleana, vedete che è una checkbox, quindi è booleano, vero o falso, che dice che se quel campo può essere modificato dall'utente oppure no. Ovviamente per un label non ha senso perché l'utente non è che modifica il titolo. Ma per la casella di testo io potrei avere una casella di testo in cui voglio che l'utente possa scrivere, oppure come succede per questa casella di testo grossa in cui voglio solo mostrare i risultati, ho deciso che l'utente non ci debba scrivere e quindi ho tolto la spunta alla proprietà editable. Quindi, se ci giocate un attimo, vi familiarizzate. L'altra sezione, e quindi sono una serie di proprietà che influiscono direttamente sull'oggetto. Quelle che non sapete, magari non toccate. Non scoppia niente, ma poi. L'altro grosso gruppo di proprietà sono legate al layout e ci permettono di definire sui vari elementi le spaziature, i bordi, la larghezza minima, massima, eccetera. Noi lavorando in JavaFX cerchiamo, ma questo è molto simile a quanto fate o farete lavorando sui siti web, cerchiamo di non ragionare mai in pixel o in centimetri o in millimetri o quello che volete, in dimensioni assolute, ma sempre in dimensioni relative. Quindi, chiedo scusa. Quindi, io non dico, ad esempio, alla casella di testo quanto deve essere larga. Cioè, posso anche dirlo, ma devo lasciare spazio. Devo lasciare spazio all'utente perché magari c'è un utente che ha un computer con i font più grandi e l'altro che invece ha uno schermo con i font più piccoli. Se io do la dimensione fissa, uno vedrà troppa roba e l'altro vedrà troppa poca. Io devo lasciare all'utente la possibilità di anche ridimensionare la finestra. E quindi la dimensione, vedete che questa casella di testo, se io l'allargo troppo, non si allarga, ma se stringo, lei si stringe. Quindi gli oggetti, in particolare i pane di JavaFX, sono, tra virgolette, furbi, nel senso che sono in grado di ridimensionare se stessi e chiedere ai nodi contenuti di ridimensionarsi. Noi possiamo mettere dei vincoli, noi come programmatori, possiamo mettere dei vincoli sulle modalità con cui questi si possono ridimensionare. Ad esempio, questa qua per qualche motivo non si allunga in altezza, ma si accorcia. Ecco, vedete che se l'accorcio troppo compare una scroll bar. Quindi sono furbi questi. Dobbiamo noi resistere alla tentazione a dire questo qua è largo 200 pixel e alto 120, perché altrimenti poi l'utente non lo potrà ridimensionare, non potrà ingrandire il testo, eccetera, eccetera. E quindi ciò che noi forniamo non è mai la dimensione, ma sono dei vincoli minimo, massimo, preferito,
valore minimo, ampiezza e altezza, minimo di, scusate, massimo di ampiezza e altezza e valore preferito. E in questo caso nella casella di testo sotto non si allargava perché c'era un'altezza preferita di 200 e lui non decideva di non crescere. Ecco, io preferisco quasi sempre utilizzare questo valore particolare use computed size che dice all'elemento: senti, usa lo spazio che ti serve sulla base del tuo contenuto. Adesso per una casella di testo è sulla base della lunghezza della stringa prevista, ma per gli altri contenitori, tipo le HBox, eccetera, è sulla base degli elementi che contiene al suo interno. Quindi quando voi posizionate un elemento, ma poi ve ne accorgerete, vi viene di dimensioni fisse, ma se voi volete rendere l'interfaccia più dinamica, basta andare a mettere sulla parte layout questo è il computer size. Poi è possibile anche impostare spaziature, margini e padding. Non ve ne parlo adesso perché quando imparerete i CSS esattamente saprete di cosa si parla in tutte queste proprietà qua, perché sono esattamente le proprietà CSS che vengono applicate. Quindi quando le fate a progettazione web vi ritrovate esattamente il significato di questi elementi. Ok, ci siamo un pochino allargati, ma era per capire i modi diversi, no, con cui possiamo creare una scena. Sono modi diversi, la natura è sempre la stessa, creo un nodo, lo metto come figlio di un altro nodo e gli assegno certe proprietà, che so, il titolo, il testo. E quindi nel momento in cui io faccio un'applicazione disegnando nell'interfaccia in FXML, ad esempio con lo Scene Builder, quando creo la scena non dovrò più crearla aggiungendo a mano i singoli nodi, ma uso una classe che si chiama FXML Loader, con due L, la quale cosa fa? Riceve come parametro il nome di un file, FXML, legge quel file, lo interpreta sperando che non ci siano degli errori. Se non ci sono degli errori, costruisce tutti i nodi, assegna a tutti i nodi le rispettive proprietà e assegna ogni nodo al suo parent, al suo genitore giusto. E poi mi restituisce un unico nodo, che è il nodo radice. In questo caso, il nodo radice è di tipo parent. Ricordate che il parent è una classe alta nella gerarchia che comprende quasi tutti i nodi. Questa sintassi getClass.getResource vuol dire dammi il file che si trova nella stessa directory dove c'è questa classe. Perché altrimenti quando io apro un file lui cerca di aprirlo nella directory corrente in cui è stato lanciato il programma. Io non voglio che l'apra nella directory in cui attivo il programma, ma perché il file FXML lo metto nella stessa directory in cui c'è la classe, in cui c'è la classe Java. Quindi questo è un modo per andare a dire getClass è la classe mia, è la mia applicazione, questo lo sto chiamando il metodo start, quindi dalla mia applicazione, getResource mi dà una risorsa, cioè un file relativo a questa classe, cioè che sta nella pratica nella stessa cartella. Quello che abbiamo nel nostro programma qua, nel main, che ieri probabilmente non vi abbiamo chiesto di guardare, ma c'era, di fatto sono queste istruzioni. Si riesce a leggere? No, vero? Scusatemi. C'è, ma non mi ricordo mai quale, dove. Non è questo, vero? Text editor. Ora fonte, vediamo se eccolo qua. Questa è la classe main del programmino di ieri che usava ovviamente il file FXML che abbiamo appena guardato. Che cosa fa? Vedete che main estende application. Il suo metodo main non fa niente, semplicemente chiama il launch di application e poi fa l'override del metodo start. Riceve come parametro lo stage che l'applicazione ha creato. Poi crea
carica il file fxml parole.fxml, quello che abbiamo appena visto, con la sintassi che abbiamo visto, fxml loader.load. E quindi gli restituisce un nodo radice che in questo caso, fxml load, il metodo load di per sé, se andiamo a vedere la documentazione, lui restituisce object. Vedete che il metodo si chiama javafx.fxml.fxmlloader, metodo load, prende come parametro una URL, quindi l'indirizzo di una risorsa, e restituisce un object, per essere generale. In realtà di questo object noi possiamo fare il cast, perché sappiamo che tipo di object sarà un border pane, perché ho deciso io che quel layout cominciava con un border pane. Perché se lo avessi come istanza di tipo object, non ci posso fare nulla. Object sapete che è l'oggetto finto, no, la superclasse di tutte le classi in Java, che però non ha metodi utili. Allora io so che in realtà quell'object è un border pane, faccio il cast, se per caso non lo fosse qua, mi sparo un'eccezione, ovviamente Java, mi dice no, guarda, cast exception. No? Il casting che stai cercando di fare, stai cercando di trasformare un oggetto in un altro tipo, ma quell'altro tipo non è quello giusto, e allora mi picchia. In questo caso lo è, e quindi ho un riferimento root al mio border pane radice e creo una nuova scena associata a questo nodo radice. Quindi scene è una classe di mezzo alla fine, no? Cioè ciò che conta sono lo stage, cioè la finestra che mi viene passato, e ora esiste, vera, c'è i bordi, c'è i bottoncini, e poi esistono i nodi che noi abbiamo fatto leggere dall'fxml loader e di cui abbiamo uno di questi, che è il nodo radice. Sing è un intermediario, cioè contiene il nodo radice e quindi tutti i nodi che si porta dietro e viene agganciato allo stage. È un oggetto che è utile, come dicevo, solamente se abbiamo più scene da far ruotare sullo stesso stage, altrimenti sembra un lavoro inutile, no? Aggiuntivo. Dopodiché set scene e show sono i due metodi che dicono, ok, questa scena, oggetto scene, che è stato costruito a partire dall'albero di nodi, quindi i nodi da soli non sono visualizzabili se non sono compresi dentro una scena. Allora io creo una scena che visualizzi a partire da quel nodo e questa scena la metto dentro uno stage. Stage.setScene di scene. Tutti i passaggi obbligati. Subito dopo show the primary stage. Cioè fino a questo punto la finestra di fatto esiste ma non è visibile. Questo è un metodo di stage, quindi della finestra, non della scena, non dei nodi. La finestra c'era ma non era visibile. Io la preparo e la mostro quando è finita, quando è bella, completa. Da questo punto in avanti, qui ci siamo. Contate che questo codice qua viene già generato in automatico quando fate un nuovo progetto. Quando fate un nuovo progetto, adesso lo facciamo insieme con Java, come progetto di tipo JavaFX, vi chiede come vuoi che si chiami il progetto, come vuoi che si chiami il file fxml, e fa tutto lui. Poi dovremo modificarlo quando impareremo il controller. Cosa succede adesso? Allora, da ingenui programmatori di Java diciamo, ok, allora l'applicazione chiama il metodo start fa questa finestra, la mostra e poi chiusa graffa e poi esce. Quindi il mio metodo che ho scritto esce. Il programma finisce? No, il programma non finisce. Sta facendo in parallelo, è multithreading JavaFX, sta facendo in parallelo delle altre cose che la classe application ha avviato quando io ho lanciato l'applicazione vera e propria. Quindi il fatto start è solamente il metodo con cui l'application si fa aiutare per costruire la scena iniziale. Viene chiamato all'inizio e normalmente lo uso per costruire la scena. Dopodiché application cosa fa? Application fa vivere, posso dirlo così, fa vivere i controlli.
fa sì che i vari controlli facciano ciò per cui sono nati. E quindi se è una casella di testo, la casella di testo è nata per farsi scrivere dentro o farsi cancellare dentro. Se è un bottone, il bottone è fatto per emozionarsi quando ci vado sopra col mouse e farsi premere quando ci clicco sopra. Questo comportamento qui non l'abbiamo programmato noi. Noi abbiamo detto all'applicazione JavaFX, guarda, nella scena voglio queste cose qui. Ciascuna di queste cose ha un suo layout, ha una sua forma visuale e un suo comportamento. Questi comportamenti sono gestiti adesso in automatico dall'applicazione. Adesso non c'è più niente di codice nostro che sta girando. È finito. Il metodo start l'abbiamo finito. Il fatto che io qua dentro ci posso andare ma non ci posso scrivere era perché quella area di testo che pur ha la potenzialità di farsi scrivere dentro ha la proprietà che dice che non è modificabile e quindi non si fa scrivere dentro. Quindi da quel momento in avanti, e quindi interfacce grafiche pensiamo, dobbiamo pensare al contrario, il controllo non è più del mio programma. Cosa capita adesso? Non è più l'istruzione dopo. Cosa capita adesso è ciò che farà l'utente. L'utente schiaccia qui o schiaccia qui o scrive qualcosa là. L'utente fa le cose che può fare interagendo con gli elementi che l'interfaccia grafica che gli ho messo a disposizione, ovviamente ho deciso io cosa mettergli, tutto ciò che gli elementi di interfaccia grafica gli permettono di fare. Quindi lavorando in grafica dobbiamo cambiare il punto di vista. L'ordine delle operazioni, cosa viene fatto prima, cosa viene fatto dopo, dopo che ho ovviamente inizializzato la scena, non lo decido più io, lo decide l'utente. Alcune delle cose che fa l'utente a me possono anche, tra virgolette, non interessare. Cioè il fatto che l'utente scrive qualcosa qui dentro viene gestito in automatico dalla libreria grafica. Non sono io, non è il mio programma che deve andare a intercettare ogni volta che l'utente scrive una lettera. No? Non serve, per fortuna. Che ho fatto qua, scusate. Ci pensa la libreria grafica a dare un comportamento base a queste funzioni. Però invece ci saranno alcune volte in cui quando l'utente compie un'azione, e allora io dovrò fare qualcosa. Il fatto che quando io premo inserisci, quella parola venga inserita sotto, non lo può sapere la libreria grafica da sola. Quindi qui sta girando un programma che in parte è predefinito, diciamo così, dal comportamento nativo dei singoli elementi di interfaccia. Ma poi ci sono alcuni comportamenti di questi elementi che mi interessano. Ad esempio, mi interessa quando l'utente clicca qui, perché devo modificare il testo sotto, e mi interessa quando l'utente clicca qui, perché devo cancellare tutto. Poi, quando l'utente scrive qui, ma non mi interessa saperlo, fin tanto che non cliccherà su questo bottone. Quindi io devo andare a immaginarmi, l'interfaccia è questa, l'utente può fare tante cose e ciò che può fare è determinato dalla natura dei controlli che ci ho messo. E tra le cose che può fare l'utente, quali sono quelle che mi interessano a me come programma perché dovrò prendere provvedimenti, dovrò fare qualche azione di conseguenza? E quindi vorrò andare ad intercettare un piccolo insieme delle tante cose che l'utente può fare. Adesso dobbiamo imparare a farlo. Ma è più semplice di quanto non sembri, per fortuna. Allora, andiamo a capire cosa vuol dire. Allora, facciamo un ripassino sull'applicazione, prima di entrare nel dettaglio sull'interazione. Allora, in JavaFX abbiamo già capito che ci saranno due parti del nostro programma. Uno è il file fxml, che definisce la struttura grafica dell'applicazione, cosa c'è e come è messo. E uno è il codice Java che definirà il comportamento, cioè cosa farà effettivamente quando premo quel bottone che sarà diverso da ciò che farà quando premerò un bottone diverso. E questo devo scriverlo come programma, ovviamente, dove c'è tutta la logica e l'elaborazione dei dati. Volendo, se uno vuole poi lanciarsi a fare finestre che siano anche carine, con i colori, con gli sfondi, con le sfumature, eccetera, eccetera, c'è tutta la parte di grafica che può essere espressa attraverso i fogli di stile CSS.
quindi su un file FXML, sui controlli di un file FXML si possono applicare i fogli di stile, e quindi potete giocare con la parte grafica non andando a modificare il colore in Java o andando a modificare la proprietà del colore in FXML, cosa che è possibile fare ma è sconsigliato, ma definirla a livello di foglio di stile. Perché è sconsigliato? Beh, perché se io ho magari 27 bottoni e voglio fare tutti verdi, devo andare a modificare tutti uno a uno mettendo il valore giusto del colore verde. Se invece lo faccio con i fogli di stile, con un'unica istruzione dico i bottoni falli verdi, imparerete come sono fatti gli CSS e li applicherete. Quindi tutte le proprietà grafiche separatele nel file CSS, nel progetto che vi viene creato, quando create un progetto c'è un file che si chiama qua application.css che come vedete è vuoto, perché non fa nulla, però se io volessi, ci provo senza rete, dire che la mia etichetta, il mio testo lo voglio in rosso, posso dire che gli oggetti di tipo label siano, se non sbaglio, è una cosa del tipo, se c'è, no, allora è color, due punti, red. Se facessi così, forse, se non ho sbagliato, riavvio il programma, no, perché non è due punti. Vabbè, l'ho detto che l'ho provato al volo. Ve lo faccio vedere dopo, non vi faccio perdere tempo, mentre forse è minuscolo. Vabbè, niente. Si vede che tanto la grafica non è il mio forte, per cui di fatto non lo faccio mai. Normalmente no, perché normalmente si definisce una class, ma ve la risparmio. Allora, dicevamo, noi ci concentriamo sulle prime due parti, ovviamente. Dal punto di vista delle classi Java, qual è la struttura del nostro programma? Allora, laggiù a sinistra, qua, c'è questo MyApp che sta a indicare la mia applicazione. Okay? Extends Application. Il mio programma sta qua dentro. Qui c'è un package che dice com.myapp. Noi in questo corso metteremo tutto ciò che sviluppiamo, lo metteremo in un package, in package o sotto package che partono da it.polito.tdp, dove tdp sta per tecnica di programmazione, così non andiamo a far conflitto con altri package altrove. Quindi questo che c'è qua dentro l'ha scritto, sono le classi sviluppate da noi. La mia applicazione estende application e implementa il metodo main e il metodo start. Il metodo main, sappiamo cosa fa, chiama il metodo launch. Metodo launch fa le sue cose che non vogliamo sapere e poi a un certo punto chiama il proprio metodo start. Ma il proprio metodo start, in realtà, visto che noi l'abbiamo ridefinito a livello di sottoclassi, in realtà è il mio metodo start. L'application cosa fa? Crea lo stage, la finestra, e viene creata direttamente da application nel suo launch. Mentre la scena e i nodi li devo creare io. Infatti vedete che la scena e i nodi sono creati dalla MyApp. Infatti nel metodo start mi viene passato già come parametro lo stage già pronto, io poi devo creare i nodi e o li creo a mano, insomma, a codice, uno per uno, oppure li faccio creare dall'FXML loader, che legge l'FXML e mi crea di botto tutti i nodi, a scelta mia. Poi dovrò associare il nodo radice alla scena e associare la scena allo stage. Questa è la catena dei classi con cui abbiamo sempre a che fare. Questi nodi a loro volta sono collegati tra di loro, nel senso che un nodo può essere un nodo terminale oppure un nodo parent, quindi che può avere a sua volta dei figli. Se ha dei figli ha un elenco di figli di nodi figli, i quali a loro volta possono averne altri, eccetera eccetera. Di questi uno e uno solo sarà il nodo radice che passiamo al costruttore della classe scena.
È un altro modo di vedere la stessa cosa. Prima abbiamo visto l'istruzione per farlo, adesso vediamo il diagramma delle classi corrispondente. Abituiamoci anche, no, a vedere, a leggere questi diagrammi. Perché poi quando faremo cose un pochino più complesse ci ragioneremo proprio in questo modo. scusate, qui andiamo avanti perché saltiamo cose che abbiamo già detto a parole. Allora, a un certo punto dicevamo, ho popolato la scena con tanti nodi, al termine dello start la libreria grafica ci pensa a far vivere i nodi, a seconda delle proprietà che gli ho impostato, questi nodi faranno quel che devono fare, quindi l'utente potrà usarli, interagire, ma a un certo punto a volte mi interessa, dicevamo prima, no? Sapere che l'utente ha cliccato su quel bottone. Quindi mi interessa intercettare alcune delle azioni che l'utente fa. Perché devo reagire? No? Reagire facendo qualcosa. Infatti le interfacce grafiche normalmente hanno una modalità di programmazione che si chiama reattiva. Cioè il programma reagisce alle azioni dell'utente. Deve essere pronto a reagire a qualunque azione dell'utente. Io devo specificare quali. Allora, come viene codificato questo concetto di intercettare che l'utente ha fatto qualcosa? Viene codificato attraverso una classe che si chiama eventi, un evento. In particolare a noi interessano gli eventi generati dall'interfaccia utente, in questa fase qui. Allora, cosa sono questi eventi? Beh, un evento, come tutto in Java, è una classe che rappresenta qualcosa fatto da qualcuno su qualcos'altro. È un po' generica, via. Un evento è una classe generata da un nodo che rappresenta una certa azione, un certo accadimento, cerco di non riusare di nuovo la parola evento, su quel nodo stesso. Cioè quel nodo ha qualcosa da dirmi. Allora, quando un nodo, qualunque, tutti i nodi della scena, hanno qualcosa da dire, gli capita qualcosa, sparano eventi. Quindi voi immaginate che come voi usate un'interfaccia utente, ogni qualunque cosa facciate, forse anche spostare di un pixel il mouse, agita tutti i nodi che erano sotto il mouse in quel momento. E tutti diranno, si è spostato il mouse, come evento proprio, di un pixel anche. Di questi eventi, queste migliaia di eventi, che vengono generati ogni secondo, la maggior parte non interessa a nessuno. Ma alcuni li posso andare a intercettare. Allora, qui c'è un elenco di eventi che vengono principali, diciamo così, che vengono generati dai nodi. Ad esempio, action event, la definizione dice, è l'evento associato alla richiesta d'azione sul nodo. È un evento un po' generale che riassume il fatto che io posso avere premuto un bottone. Cioè il nodo principale, più importante, che genera eventi di tipo action event è il button. L'oggetto button definisce degli action event. Degli action event. Genera eventi di tipo action. Anche la casella di testo genera eventi di tipo action quando button invio. Quindi scrivo qualche cosa, faccio invio. Poiché la casella di testo per sua natura non può contenere un invio o una capo al suo interno, perché è di una riga sola, allora l'invio è normalmente associato a un'azione. Siamo abituati anche sul web a far così. Mentre la text area, che è su più righe, quando vado invio semplicemente va a capo, quindi non segnala l'azione di inserimento. Input event è quando viene inserito un dato in una casella di testo, ad esempio. Mi interessa sapere che l'utente ha inserito un dato? Magari sì, mi interessa subito, oppure in quel momento non mi interessa, mi interesserà solamente quando cliccherà sul bottone OK, oppure sull'invio che mi genereranno un action event. Selected event, li prendo qua a caso, cioè è stato modificato il contenuto di una casella, di una tabella, eccetera. Come vedremo, i tipi di eventi che ci serviranno per lavorare saranno molto pochi, perché la maggior parte degli eventi servono per il funzionamento interno dell'interfaccia, non tanto.
Allora, cosa possiamo fare? Questo, il fatto che gli eventi vengano generati dai nodi e ogni evento abbia un certo tipo, è un tipo di evento, in realtà è una sottoclasse della classe General Event. Questo avviene. Ciò che posso fare io è chiedere a un nodo, o meglio, registrare su ogni nodo, su alcuni nodi, un cosiddetto gestore di eventi, un event handler. Se dico al nodo, senti caro nodo, va bene, tu fai i tuoi eventi che vuoi, ma per gli eventi di questo tipo, per favore, falli, non gestirli da solo o non farli gestire normalmente da JavaFX, ma farli gestire da questa mia classe. E quindi io in qualche modo intercetto, come dicevo prima, l'evento. L'evento viene generato dal nodo e appena viene generato dal nodo, il nodo dice ok, questo deve essere gestito dall'utente, chiamando questo metodo di questa classe. E a quel punto è codice mio, faccio ciò che voglio. Quindi definiamo degli event handler, gestori di eventi, associati ai nodi. Associati ad alcuni eventi di nodi, non interessano tutti gli eventi di tutti i nodi. Mi interessa, nel mio esempio, l'action event del bottone inserisci e l'action event del bottone cancella, oltre che, se voglio essere proprio gentile, l'action event della casella di testo, così l'utente può inserire usando l'invio. Nella pratica, come si fa? Vabbè, andiamo, scusate, salto più avanti perché qui parlavo di cose che... Eccolo qua. Allora, innanzitutto devo capire quale evento mi interessa. Qui ci sono quelli un pochino più frequenti. Ad esempio, ho premuto un tasto, ho lasciato un tasto, eccetera, eccetera. L'action, vedete che l'action non ha figli perché è importante di per sé. E questi eventi vengono, adesso non ci interessa ancora il dettaglio, vengono trasmessi da un nodo all'altro. L'idea qual è? È che se io, per dire, clicco in un punto dell'interfaccia, se lì su quell'interfaccia c'è un controllo, c'è un elemento, lui genera l'evento. Ma non solo quell'elemento, ma anche il contenitore che lo contiene, il contenitore che contiene il contenitore, il contenitore che contiene il contenitore, eccetera, possono dire, no, ma guarda che in realtà quel click è stato fatto dentro di me. E quindi c'è tutta una gerarchia di questo evento che viene generato dal basso e propagato verso l'alto e poi gestito dall'alto verso il basso. Al 90% dei casi non ci interesserà questo dettaglio, quindi non ci entro adesso. Adesso invece voglio entrare su come è fatto questo event handler. Cos'è? Allora, in questo event handler io definisco una classe che è in grado di gestire un tipo di evento, chiedendolo al nodo. Allora, ogni nodo ha una serie di metodi set on. Io adesso qua vado un po' veloce su queste due slide che fanno vedere il codice, perché poi subito dopo ve lo dico, perché subito dopo vi faccio vedere un metodo molto più semplice per farlo con lo Scene Builder. Quindi prima capiamo cosa capita a livello di Java e poi vediamo operativamente come lo facciamo, ok? Set on. Set on tipo di evento, quindi ci sarà un set on tasto premuto, set on action, set on eccetera eccetera. Quindi è il metodo del nodo con cui chiedo al nodo, guarda, io voglio essere informato quando l'utente fa su di te questa cosa. E che cosa gli passo come parametro a questo event handler? A questo registro, questo è il metodo per registrare l'event handler. Gli passo l'event handler. Cos'è questa sintassi? Questa sintassi significa che gli devo passare un valore che sia di tipo event handler parametrizzato con una sottoclasse della classe di evento che voglio intercettare. Quindi una sottoclasse di key event, la sottoclasse di mouse event, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere ad esempio un action event, che è una sottoclasse di event.
E il valore ovviamente sarà, che la parte importante è l'oggetto che dovrà gestire, un riferimento all'oggetto che dovrà gestire questo evento. Questo oggetto deve fare una cosa, deve avere un metodo che si chiama handle. Allora, dopo tutta questa manfrina, ogni volta che l'utente clicca sul bottone, verrà chiamato il metodo handle dell'oggetto che gli ho passato lassù. Quindi è una cosa un po' strana, io creo una classe che contiene un metodo solo. Quel metodo lì non lo chiamerò mai io. Io di quella classe faccio un'istanza, quell'istanza gliela passo al set on action. Lui si salva questa istanza e tutte le volte che arriverà un action chiamerà il metodo handle di quell'azione lì. Funziona così. Io mi faccio l'ho chiamata button action handler, una classe mia. Ovviamente implementa la classe event handler. Event handler è un'interfaccia, scusate, non una classe, implementa l'interfaccia event handler parametrizzata con action event. Sta roba qua è una classe come tutte le altre. La cosa importante, o meglio, ciò che prescrive l'interfaccia, il fatto di implementare questa interfaccia mi chiede di implementare un metodo handle che riceve un evento, guarda caso, dello stesso tipo di cui è parametrizzata l'interfaccia. Questo metodo handle fa quello che deve fare. Fa delle cose. Ok? Fine, questa classe l'ho definita da qualche parte. Per far sì che questa classe, che semplicemente sta lì, venga effettivamente richiamata quando l'utente preme il bottone, io dovrò, e lo farò nel metodo start tipicamente, quando creo il bottone, qui ho fatto